Il telefonino al posto dello sterzo, mail, WhatsApp, Facebook, messaggi è una distrazione che può costare la vita. La prevenzione degli incidenti stradali dipende da un cambio di abitudini e dal rispetto delle regole che parte proprio da comportamenti diversi, con le mani salde al volante. Il convegno promosso a Termoli dal Lions Club Tifernus ha offerto un'ampia panoramica di esperienze, rinnovando un impegno sul territorio per diffondere la cultura della prevenzione, stimolando l'ascolto e il confronto a scuola e in famiglia. In tanti hanno partecipato all'iniziativa, coordinata dalla presidente Mariangela Martella. Sono intervenuti tra gli altri Primiano Lombardi, medico del 118, e l'infermiere Giulio Montagano, il comandante della compagnia dei carabinieri di Termoli, Fabio Ficucello, il capo di staccamento dei vigili del fuoco, Aldo Ciccone, e il vice sindaco Maria Chimisso. Non basta solamente il rispetto delle regole del codice stradale e la conoscenza dei segnali stradali, però la prudenza accompagnata a queste cose e soprattutto evitare l'utilizzo del telefonino e non bere prima di mettersi al volante sicuramente porterebbe a una notevole riduzione delle vittime della strada. Purtroppo la distrazione, spesso si usa il cellulare. Non solo per parlare, come sappiamo è vietato ovviamente utilizzare il cellulare mentre si è alla guida di autoveicoli, ma anche per chattare, inviare messaggi, foto e ultimamente anche dei video. Quindi sono tutte delle prassi, delle procedure che sono assolutamente pericolose per i giovani stessi e purtroppo anche per gli altri automobilisti o i pedoni. Una riflessione, una necessità sempre più condivisa di consolidare una rete tra tutti gli operatori, istituzioni, forze dell'ordine e associazioni, professionalità, competenze e una grande sensibilità in ogni situazione. L'unico sistema per poter intervenire presto e bene è quello della conoscenza tecnica delle operazioni che si andranno a fare, quindi innanzitutto si parte con una preparazione di base su tutte le tecniche di intervento per estricare le persone e portarle a essere poi soccorse al 118, quindi questa preparazione ti dà la sicurezza di poter operare bene in modo veloce, questo non c'è nessun altro segreto.